un abbraccio forte, sincero. Il Vangelo di oggi è quello di Giovanni, capitolo 3, versetti 31-36. Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi ne accetta la testimonianza conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio, senza misura egli dà lo Spirito. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi non obbedisce al Figlio non avrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Parola del Signore. Che cosa vuol dirci Gesù? Viene a dirci che lui, pur avendo un corpo come il nostro, un uomo, egli è Dio, nasconde la divinità, è venuto dall'alto e quindi conosce tutti i segreti del Padre e viene a comunicarli a noi. Eppure noi questa verità non la accettiamo. Ci fidiamo di noi e non di Dio. Vuol dire che il nostro ego, il nostro io, superbo, vuol farla da padrone. Non si fida altro che di lui. E l'ego, l'io ipertrofico, cioè assolutizzato, è la nostra rovina. La salvezza, dice Gesù, viene dall'alto, viene da Dio. E il Signore è venuto a manifestare la potenza di Dio attraverso la sua testimonianza. Se noi crediamo e diciamo in questo momento, Signore, aiutami a credere, tante belle parole, tanti concetti stupendi, però io dentro avverto ancora tanta inquietudine, tanta angoscia, non ho trovato ancora il senso della vita. Cosa fa il Signore Gesù? Ci dona lo Spirito Santo. Nel battesimo noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo ed è lo Spirito Santo il nostro Maestro che ci insegna ogni cosa e che ci santifica. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna, lo dicevo ieri, ha la vita piena. Si riconoscono già su questa terra coloro che credono fermamente in Dio e coloro che sono lontani. Coloro che credono hanno un volto gioioso, hanno il volto ospitante, danno fiducia agli altri, sanno dire parole d'amore. Perché la bellezza, ricordiamoci, non è solo quella estetica, quella fisica. Perché succede che uno incontra una bellissima donna, un bellissimo uomo, lì per lì si rimane come affascinati, però poi parlando con loro ci si accorge del vuoto che è dentro la loro bellezza. Dio invece ci dice che la vera bellezza è quella interiore, è la bellezza dell'amore che ridona vita agli altri. Simone Weil diceva che i soli artisti, i veri artisti, sono coloro che sanno ridonare vita allo sventurato, a coloro che non hanno il senso della vita, a coloro che si sentono perduti, che si sentono falliti. Ebbene, il testimone di Dio che ha in sé, porta in sé questa esperienza di Dio, se l'altro ascolta e lo desidera, ritrova la luce uscendo dalle tenebre. Arrivederci.